Amici, benvenuti in Canada. Oggi vi porto nella città di Toronto a vedere delle ville spettacolari. Seguitemi! Amici, buongiorno dalla città di Toronto. Vi faccio vedere un paio di bellissime case che ci sono in questo quartiere. Io ho un appuntamento tra poco in una di queste abitazioni. Nel frattempo vi faccio dare un'occhiata un po' in questa zona. Vi faccio vedere lo stile di queste case, come sono belle. Ecco, c'è il cane che ci abbaia prima mattina. Hello, morning. Vi voglio far vedere un po' queste casette, come sono belle. Guardate. Guardate questa villa com'è bella. Spettacolare. Su una villa almeno di 350 metri quadri, una villa del genere in questa zona può costare tranquillamente tra i 5-6 milioni di dollari. Ecco, qui stiamo praticamente nel cuore della città di Toronto, nella zona di Bayview, con tutti questi giardini ben curati. Guardate, rispetto della natura in Canada è un qualcosa di eccezionale. Guardate questa casa. A me non piacciono molto tutte queste erbacce sulla casa, perché sono un motivo per attrarre tanti insetti, però gli dà un ottimo aspetto, molto ben caratteristico. Guardate, è molto bella, devo dire la verità. La casetta è molto bella, caratteristica. La porta rossa mi dà un po' quel senso di inglese, sembra di stare in Inghilterra, molto molto bella. Invece guardate quest'altra, bella, senza balconi. Questo è un po' quello che noto rispetto alla differenza rispetto alle case italiane. Ed ecco, ovviamente, l'orgoglio canadese, il patriottismo qui è molto forte. Parecchie persone mettono la bandiera del Canada fuori l'abitazione. Ma guardate questa villa, com'è bella, com'è curato il giardino, guardate, spettacolare, molto molto bello. Il giardino è bellissimo, anche lo stile della casa. Wow. Chissà quanto spendono per l'arborista qui. Migliaia e migliaia di dollari per l'estate, solo per organizzare tutti questi fiori e abbellire la casa. Molto molto bella. Ma questa qui non è male. Una bella casetta. Mi piace l'ingresso di questa casa. C'è il garage che scende giù. Sicuramente questa avrà l'asfalto riscaldato, perché con l'inverno, sì, all'asfalto riscaldato, perché con l'inverno, con il ghiaccio, la macchina scivolerebbe. Belle belle queste case. Guardate, c'è quello che va a consegnare i giornali. Praticamente ci sono queste piccole agenzie che mandano questi giornali per le pubblicità e pagano 50 dollari a settimana per consegnare i giornali casa per casa. Praticamente lui al mattino si sveglia e va a consegnare questi giornali. Prende il giornale con le pubblicità e lo va a posare davanti alla porta, e gli danno 50 dollari a settimana per fare questo. Ma guardate lì quel Porsche, wow! Spettacolare quel Porsche, bellissimo. Comunque queste case sono spettacolari. Guardate anche questa qui. Bella, bella, bella. Poi tutti curati, tutti i giardini davanti curati, guardate. Spettacolare, anche questa casa molto bella. Adesso qui in Canada stanno iniziando a fare anche le case con rivestite con lo stucco, come fanno in Italia. E con questo è tutto e vi mando tanti saluti dalla città di Toronto. Ciao!